Io per Expo ho pensato al limone per i tanti usi che si possono fare di questo ingrediente. Per la tradizione campana il limone è tutto. Il limone è un medicinale, il limone è un dessert, il limone è un rinfrescante, il limone dà l'aroma. Mi ricordo quei limoni tagliati a metà, cioè preso la buccia per fare un qualcosa, la crema pasticcera, prendere il succo per fare la granita, prendere il limone e buttarlo di fianco nel camino per dare l'aroma. Oggi lo voglio portare all'Expo perché secondo me se lo merita, è un bel ingrediente. Nascere a Napoli, secondo me, per un cuoco è la fortuna, perché inizi da bambino per gioco. A mancanza di giocattoli si usano ingredienti, tipo la pasta mischiata che te la facevano separare. E poi nasce una terra così importante per me è stato fondamentale, perciò dire un piatto è banale, secondo me proprio la tradizione e le origini campane. Vabbè, sicuramente io lo sto dicendo da anni che l'Italia può dire veramente la sua perché abbiamo dei prodotti, dei grandi prodotti, prodotti che arrivano i nostri colleghi dall'estero, arrivano in Italia e dicono wow quando assaggiano determinati ingredienti. Spero che sia un progetto lungo e non un progetto che finisce domani. Vabbè, sicuramente una risposta, se c'è, sarebbe una risposta bellissima. Oggi senti delle statistiche mondiali veramente da brividi quando poi pensi che nel tuo lavoro si butta un po' di roba, cioè pure nei mercati, nella coltivazione e con un po' più di impegno veramente possiamo riempire il mondo, possiamo dare da mangiare a tante persone. Facendo gruppo, facendo squadra, secondo me possiamo arrivare pure dove poche persone ci arrivano. Quello che amo è quello che mi dà emozione perché si parte da bambino e la pasta mischiata con i fagioli, perché è iniziato come un gioco e me la porto dentro.